troviamo infatti positivo il fatto che si sia voluto aggiornare una normativa che, come diceva, ha compiuto 30 anni su un tema che forse è stato sottovalutato per troppo tempo, invece è fondamentale per la nostra economia, ma non solo. C'è però un articolo che noi riteniamo critico, che è l'articolo 7, che riguarda la tutela dell'ape ligustica, dove sulla carta ne condividiamo le finalità, nella pratica però riteniamo che sia invece un'apertura all'introduzione di api ibride. Facciamo un passo indietro, sì. Che cos'è l'ape ligustica, perché forse non tutti gli ascoltatori sanno che cos'è, e appunto come si combatte la ibridazione e che tipo di pericolo può rappresentare? Sì, l'ape ligustica intanto è una sottospecie autoctona locale che è particolarmente diffusa in Emilia Romagna e quindi a maggior ragione va tutelata. Ora, c'era un vecchio decreto del Presidente che diceva due cose chiare. Uno, non si può, c'è il divieto di introdurre api diverse dalla ligustica, e due, il divieto di allevare api diverse dalla ligustica. Oggi con questo progetto di legge invece permettiamo l'allevamento di api diverse, quindi di api ibride, però inseriamo invece il divieto di moltiplicare o commercializzare api regine diverse dalla ligustica. Ora, il discorso è un po' tecnico, però il tema è questo, che a fronte appunto di queste casistiche vengono inseriti dei controlli che difficilmente verranno attuati, perché se io sono un apicoltore che detiene api ligustiche, lo posso fare perché la legge oggi me lo permette, ma voglio api diverse dalla ligustica, ma voglio moltiplicare e commercializzare api regine diverse, a meno che chi mi viene a controllare non mi colga proprio nel momento in cui la larva diventa ape, io sono legittimato comunque a detenere le ligustiche se non vengo colto proprio sul fatto. La stessa cosa riguarda la commercializzazione, quindi la vendita di api diverse dalla ligustica. O vengo colto nel momento in cui magari all'interno della mia azienda vendo api regine diverse dalla ligustica, diversamente è detenzione, quindi io posso moltiplicarle senza che nessuno possa contestarmi alcunché. L'aspetto critico è soprattutto questo, cioè l'applicabilità di una norma che secondo noi non è attuabile. Avete avanzato degli emendamenti per cambiare questa norma, e in realtà poi alla fine di questa discussione che ormai si avvicina al voto, come voterete? Allora, come detto anche in discussione, per noi l'aggiornamento della norma è positivo, ma l'articolo 7 che riguarda la tutela della api ligustica è particolarmente critico e incide purtroppo sul voto finale, quindi noi alla fine ci asterremo proprio perché temiamo che ciò che è previsto all'interno di questo famoso articolo 7 sulla tutela della api ligustica non verrà attuato e anzi aprirà le porte all'ibridazione di un ecotipo autoctono che è particolarmente importante proprio per la nostra economia e per il nostro ambiente. E le chiedo anche una battuta sui due ordini del giorno che presenta il Movimento 5 Stelle legati a questo provvedimento. Allora, noi ne abbiamo presentati tre in realtà. Uno che prevede una premialità per chi fa biologico in termini proprio di contributo economico, e una premialità invece per chi decide di convertirsi per la prima volta a biologico in termini di punteggi di graduatoria. Rispetto anche al referendum che veniva citato della Baviera, in cui si chiede che i terreni agricoli vengano coltivati al 2025 per il 20% a biologico, crediamo che sia un obiettivo sfidante che anche questa regione può raggiungere, quindi chiediamo un impegno in questo senso. E l'ultimo è quello di come regione sostenere la ricerca. È venuto in audizione un ricercatore proprio che tramite Miele riesce a risalire al DNA ambientale, è una ricerca particolarmente importante e quindi chiediamo alla regione di sostenerla.